Ciao ragazzi, sono Mastix, Adovideo Production. Oggi ho il piacere di presentarvi i Rombo Pix. Ok, allora, che cos'è Rombo Pix? Rombo Pix è una compagnia che è nata su Kickstarter. Kickstarter è un sito nel quale un'azienda o comunque anche un privato può richiedere dei fondi per mettere in atto una propria idea. L'idea di questa Rombo Pix era appunto quello di creare dei plettri che fossero costruiti con dei materiali riciclati. Hanno realizzato due tipi di linee, quella standard e quella eco. La linea eco è quella completamente nera, quindi nero grafite, questo perché è completamente fatta da materiale 100% riciclato. Secondo me è davvero un'iniziativa molto interessante e molto importante dal punto di vista di impatto ambientale, che oggigiorno ormai sta a cuore un po' a tutti. Siccome sono rimasto piacevolmente sorpreso da questa idea di Rombo Pix, ho deciso di contattare appunto il fondatore di Rombo Pix per provare appunto questi plettri, perché era davvero molto interessato. Mi ha mandato quattro plettri differenti, ovviamente uno colore diverso dall'altro, però hanno forme molto molto particolari e anche spessori diversi, e in effetti suonano anche molto differentemente l'uno dall'altro. Hanno spessori diversi, hanno forme molto diverse e hanno una risposta anche nelle frequenze della chitarra molto diversi. Quest'oggi li ho testati su una chitarra acustica. Ovviamente per provarli ho voluto testarli con riferimento ad un plettro tradizionale. Quindi cosa vuol dire tradizionale per me? Per me questo è un plettro tradizionale, ovvero una forma normale, triangolare, con una punta non troppo appuntita, ma comunque con una rigidezza abbastanza considerevole. Questo per me è il plettro tradizionale che andrò ad utilizzare. Ora che avete sentito il sound che viene prodotto da un plettro tradizionale, partiamo con appunto la carrellata di questi plettri molto particolari. Partiamo con il plettro giallo. Questo plettro è chiamato Rombo Origami. Origami perché ovviamente sembra un po' un foglio accartocciato, infatti ha queste due alette che sono un pochettino sollevate. Vediamo che la parte centrale è un pochettino ruvida, quindi questo aiuta molto il grip del plettro, mentre tutte le parti angolari sono invece molto lisce e ha una flessibilità molto accentuata. Andiamo a sentire come si comporta su una chitarra acustica. Ok, come avete sentito non ci sono tantissime basse frequenze, ma ha un attacco molto pronunciato. Questo perché il plettro flette molto e quindi permette di dare uno slancio maggiore alla corda. Oltretutto ha un feeling un po' particolare, perché essendo ovviamente un po' ondulato da questa parte è un po' strano da tenere in mano, però comunque ha un suono molto gradevole. Passiamo al prossimo plettro. Testiamo ora il plettro rosso, che è detto Rombo Waves. Ha uno spessore decisamente maggiore rispetto a quello precedente ed è anche molto più rigido, fatica proprio a flettere.
La cosa particolare di questo plettro è che ha una punta molto arrotondata rispetto agli altri. La parte invece dove si va a tenere il plettro ha queste onde, queste ondulazioni, e servono appunto per tenere maggiormente il plettro in mano. Andiamo a sentire adesso come suona sull'acustica. Ok, come avete sentito ha un suono molto particolare, ma ha un suono molto come se fosse una chitarra acustica muta, quindi il suono non esce fuori tantissimo, aumentano sì le basse frequenze perché il plettro è molto più spesso, ma l'attacco diminuisce considerevolmente, il tono è anche un po' più scuro. Passiamo adesso al prossimo plettro, in cui andremo a provare il plettro nero. La forma principale che abbiamo qua in risalto ricorda un po' un diamante, infatti è chiamato Rombo Diamond. Questo è un plettro molto molto rigido, molto spesso e ha appunto un design tridimensionale. Il foro centrale serve appunto per aumentare il grip del plettro. Andiamo a sentire come suona sull'acustica. Un plettro decisamente più bilanciato, molto duro, molte basse frequenze, ha un attacco anche molto pronunciato, però non ha gli alti troppo evidenti. Diciamo che comunque è un plettro molto piacevole e sicuramente molto bilanciato. Passiamo ora all'ultimo plettro che è il Rombo Classic. Ovviamente ha una forma più simile ai comuni plettri che noi conosciamo, è però molto molto flessibile, è uno 0,45 mm e ha un pattern qua centrale con dei piccoli rombi praticamente. Serve appunto per aumentare il grip del plettro nelle nostre dita. Sentiamo come suona sull'acustica e poi ne parliamo insieme. Ok, come avete sentito, essendo il plettro molto flessibile, le basse frequenze non ci sono molto, però i transienti sono molto più evidenti, è un plettro che dona un suono più brillante alla chitarra, perché appunto slancia molto di più la corda. I plettri che mi sono piaciuti di più sono appunto il Rombo Classic
e il rombo origami, perché donano questa brillantezza all'acustica e questo suono molto preciso che viene fuori dall'acustica. Mi piace davvero molto. Ora, per rendervi conto meglio delle differenze di questi plettri, vi faccio sentire le clip ravvicinate con un cambio molto repentino, così sentite molto le differenze. Ok ragazzi, davvero un'idea molto interessante questa della RomboPix, questi plettri molto particolari sia dal punto di vista del design ma anche del suono, perché i plettri suonano davvero in modo differente l'uno dall'altro. Vi lascio il link in descrizione per il preordine di questi plettri, perché non sono ancora disponibili, sono ancora in pre-produzione, quindi per maggiori informazioni andate proprio sul sito ufficiale in descrizione. Come sempre iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e come sempre noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!